Stai camminando nella foresta amazzonica tropicale. All'improvviso vedi un'anaconda verde venire verso di te. Il serpente avanza più velocemente di quanto tu possa reagire. Ben presto ti ritrovi avvolto dal suo corpo spesso. Ti sembra di avere un elefante seduto sul petto? L'anaconda è un serpente costrittore. Avvolge il suo corpo intorno alla sua preda e continua a stringere finché non sente più il battito del cuore. Cavolo! Normalmente gli animali non sopravvivono all'abbraccio del serpente. Supponiamo però che in questo caso tu stia indossando una rigida tuta protettiva dotata di ossigeno. Le mascelle superiori ed inferiori del rettile sono tenute insieme da legamenti estensibili. Questo permette al serpente di aprire la bocca con un angolo superiore a 160 gradi. Negli esseri umani al massimo arriva a 40. Ecco perché l'anaconda può usare le sue fauci su qualcosa molto più grande della sua testa. Te, per esempio, in questo momento. Il serpente inizia a spostare le sue mascelle sopra e tutto intorno al tuo corpo, cercando di farti scorrere verso il suo esofago, il condotto che collega la sua bocca al suo stomaco. Fortunatamente, le zanne dell'anaconda servono solo a trattenere la sua preda, non a morderla. Inoltre, queste zanne non contengono veleno, eppure la vista davanti agli occhi è terrificante. La mascella superiore è ornata da quattro file di denti rivolte all'indietro. Questa particolare forma dei denti impedisce agli animali di uscire dalla bocca del rettile. All'interno è decisamente bagnato. Le anaconde producono molta saliva, non possono masticare il loro cibo e ingoiarlo risulta un processo molto più complicato rispetto a molti altri animali. All'interno della bocca del serpente troviamo diverse ghiandole che producono saliva necessaria per inumidire il loro pasto, cioè te. Andando avanti, senti qualcos'altro che ti stringe. L'anaconda ha due fasi di deglutizione. Nella prima, i muscoli si contraggono insieme e forzano il movimento del cibo lungo il corpo del rettile. Dopodiché, l'anaconda si muove e piega il suo corpo e la sua spina dorsale in modo che le costole spingano contro l'animale al suo interno. Questa pressione tende a ridurre le dimensioni del cibo. Se fossi in grado di vedere l'intero processo di deglutizione, sembrerebbe che il serpente stia strisciando il suo corpo sopra di te. Ti senti a disagio? Fa troppo caldo? Non puoi muovere un arto? E il tuo corpo viene costantemente piegato. Il rettile ti sta spostando nel suo stomaco. Non c'è nessuno a farti compagnia? L'anaconda può mangiare solo una preda alla volta. Se potessi vedere dall'esterno, noteresti che il suo stomaco è incredibilmente gonfio ed è possibile notare una distinta forma umana. Questo perché il serpente non ha uno sterno. Le sue costole si muovono liberamente e possono divaricarsi. Una volta al sicuro dentro il serpente, senti il rettile muoversi. Sta cercando un posto sicuro per digerirti. L'anaconda è, come tutti i serpenti, un animale a sangue caldo. Ha bisogno di un posto caldo per accelerare il suo metabolismo. Un serpente freddo avrà un grosso problema di digestione. Lo stomaco dell'anaconda produce potenti acidi ed enzimi che dissolvono prima le parti più morbide e poi quelle più dure. I tuoi capelli e le tue unghie sarebbero le ultime parti del corpo ad essere completamente digerite. Se non avessi questa fantastica tuta che ti protegge, il processo di digestione non durerebbe a lungo. Diventeresti liquido. Tutte le sostanze nutritive in te alimenterebbero le cellule del serpente e il resto uscirebbe da solo dopo circa un mese. E ora la buona notizia. L'anaconda non è interessata a te. Sei semplicemente troppo grande e non vale la pena rischiare. Questo processo renderebbe il serpente lento, goffo e vulnerabile. Dopo averti visto, è probabile che il serpente si spaventi e fugga. Magari potrebbe darti una bella strizzata per proteggersi, quindi è sempre meglio mantenere le distanze. Ora la domanda è: come uscire da qui?